Ebbene sì, raga, voglio che questo video inizi così, a caso, dal nulla, perché, raga, in realtà è un po' nato così a caso questo video. Infatti, ieri ho ricevuto una chiamata da Alessandro Montesi, dove appunto mi ha detto di andare con lui e altre persone, se Espo, vedrete, in un posto abbandonato, ovvero a Consonno, la città fantasma. E io ho colto l'occasione a balzo, gli ho detto, ok, ci sono. Devo correre al supermercato a comprare le pile per le torce perché erano tutte scariche. E poi direzione punto d'incontro dove beccherò gli altri e andremo tutti insieme a Consonno. Ok, ragazzi. Non so se rende dalla videocamera, secondo me no, ma ci saranno probabilmente 2 gradi e il tempo è pessimo, quindi si parte alla grande. Già il posto in sé farà paurissimo. Se poi iniziamo con questo tempo e questa pioggia e tutto, io raga, non ci sto Non vi dentro. voglio spoilerare cosa facciamo nel video di monte, ma non andiamo in un posto abbandonato a fare una cosa normale, un'esplorazione come vedrete nel mio video, ma nel suo video andiamo a fare una cosa un po'. Quindi io non vi spoilero, però ho paura, ve lo dico, ve lo confesso. Pile comprate, ora le monto al volo nelle torce e poi si parte. Allora, qua, prima torcia, fatemi togliere un attimo la mascherina, non si respira. Ok, allora vediamo se funziona. Ok, una, due, tre. E questo va verso il basso, sì. Ok, andiamo. Ok, abbiamo la prima torcia, la seconda, poi devo scappare, raga. Ok, ragazzi, seconda pila fatta, vediamo se funziona anche questa, poi devo scappare. Bomba. Ok, mettiamo via le pile rimanenti, ne sono rimaste due, non so cosa farmene. Mascherina e si vola. Ok, ragazzi, sono arrivato al punto di incontro dove ora dovrei trovare gli altri che mi passano a prendere in macchina per poi andare a Consonno. Sperando si siano ricordati di me, no? Sì, adesso dovrebbero arrivare. Eccoci qua, raga, in macchina, yo. Guarda senza Direzione. mani, gli occhi chiusi, occhi chiusi. No. Direzione Consonno. Non ci sono mai stato, voi non lo so, raga. Una volta. È greve. E niente, arriviamo là e poi si vedrà il posto, let's go. Ah, oh, raga, 2 minuti dovremmo essere arrivati. Non so, già il clima è abbastanza cupo. Sei spalla guida? Grazie, lo so, ma ce l'ho spazio. Cioè, vedo che dico, oh, forse non dovrei buttarmi sotto. Dietro più che altro non Siamo c'è la arrivati. telecamera, ma c'è il Ora c'è il momento di girare la macchina, ma. Beh, che dire. Sempre peggio, vedi? Non pensavo che finivamo così. Vabbè, nel caso, fra, non vai giù di tanto. No. Qualche metro. Quanto mi dai se accelero? È Tanto non te li devo dare. vero. Raga, macchina sistemata. Mo' dobbiamo farci 1 chilometro a piedi e andare per questa strada per arrivare a Consonno. Let's go. Cioè, sembra di essere in montagna. Figa, guarda che roba. Raga, sono passati 2 minuti e già non si vede più il cancello. Non so se è sempre lo stesso posto siamo. Raga, forse siamo arrivati all'entrata. Ci siamo. Siamo arrivati. Siamo giunti. Vedo là delle persone. Bene, ma non benissimo. Niente, raga, abbiamo trovato finalmente. Siamo arrivati, abbiamo trovato un piccolo passaggio. Chiami Buco il Moncler. Ed eccoci qua. Stiamo addentrando, stiamo per andare nella parte centrale dove c'è la torre. Insomma, raga. Bear Grylls, bro. Lo lavate ieri sera, te lo Attento, giuro. meglio se passi. Va bene, anche lì. Siamo dentro, raga. Ecco, da qui dovremmo arrivare alla torre, che è tipo la parte centrale. Dio, raga, ma qua c'è una specie di parquet. Cos'è? Più scivoloso di questo non c'è. E mo? Insomma. E poi c'è il bro con la play, raga. E play 5. Attenzione. È incoraggiante il passo qua sotto, raga. Siamo nella strada principale. E abbiamo riaggirato il cancello che dove non riuscivamo a passare. Qualcuno è passato prima, È vero. Le impronte sono belle fresche. Ah, ecco, raga. Qua è già più riconoscibile la parte centrale di console.
Sì, zampe di animale. Se che animale è, dico sempre volto. Ma che sai? È un cane che è passato qua. Che? Guarda, ma adesso che c'era? Che? C'è un bambino che vede due metri. Dovrebbe essere lì avanti la torre, raga, però non si vede niente, raga. Siamo da dentro un attimo, un po' di esplorazione intanto che andiamo verso la torre. Dico qui, cioè dico, scialla, questo deve essere un negozio. Ma che è un negozio? Ma buco. Trova. Vai tu, bro? No, ma non è pericoloso. Oh. No. Ragazzi, dobbiamo salire ora sulla torre. Ma abbiamo sbagliato strada. Però questi erano tipo tutti i negozietti. Perché comunque i video, quelli facili da realizzare, sono sempre i migliori. Pensa se tipo, guarda monte. Una settimana fa 10.000 views. Ed eccoci, raga, alla torre. Che per raggiungerla sembrava la morte, però ci siamo. E noi siamo i primi. Monte e gli altri stanno salendo là in fondo, non so se li vedete. Sperando, sì, che torni noi. Raga, guardate lo strapiombo. Bello. Uff. Raga, andiamo a vedere gli altri che salgono. Attenzione, parkour. Parkour? In real life. Quanto vedrai se mi butto? Boh, frate, potrei poi non darti più niente, visto che... Non è vero, te fai una somma. 1.000 euro. Va bene così, dai, se riesci a sorpassare questo tratto ancora di più. No, scialla, scialla. Quanto mi dai se butto giù quando vai? Fate, quanto mi dai se poi ti passo sta clip dove voli? Sembra tipo Squid Game, raga. Ma in realtà posso dire la verità, non è difficile. No. Oh! Non è difficile salire, ma stiamo scherzando. Quello è il problema. No, ma noi potevamo, cioè noi stiamo qui. Eh sì. Però facciamo così. Voci i piedi, fra. Ma il problema non sono io. Guarda monte, no. Il problema è monte. Più forte è fra qua, devi fare un saltino. Devo saltare. Da qui? No. Un po' più avanti, però. Ma monte. Monte, te soffri un po' di vertigini, eh? Niente di più. Gitta, arriva qua. Soffri vertigini. Oh, ciao. Oh. E poi arrivano Monte Days. Raga, tutti vivi di nuovo su. E dalla strada, ecco, raga, la torre. Andiamo qua. Goloso qua, per salirci. Anche raga, guardate lo strapiombo da qua. Prima che finisca il video, raga, lasciate che vi racconti la storia di questo posto che è veramente assurda. In pochi secondi ve la racconto mentre lascio scorrere le immagini che ho registrato ieri là. Consonno nasce negli anni 60 e fu acquistata da un conte con l'obiettivo di trasformarlo in un grandissimo parco di divertimenti. Una sorta di Las Vegas, ma in Lombardia. In questa struttura si trovavano negozi di tutti i tipi, cannoni medievali, sali da gioco, sali da ballo, sfinge egiziane. Raga, una sorta di posto dei sogni. Però raga, a bloccare la vita del parco ci fu una frana che colpì Consonno nel 1976, mandando a monte e alla distruzione questa cittadina.